Azienda senza sorprese, il podcast dell'imprenditore illuminato. Eccoci con una nuova puntata. Dopo aver parlato dell'importanza del dato, del flusso informativo, apriamo un tema nuovissimo che si chiama Cyber Risk. Cyber Risk 10 anni fa aveva iniziato a preoccupare qualche imprenditore, oggi ne preoccupa un bel po' di più. Ma è come Risk Management, che è una materia nuova, perché Risk Management esiste da 100 anni, ma la prima normativa ha poco più di 10 anni. E quindi Andrea, volevo chiedere a te, sempre parlando in modo potabile, in modo tale che l'imprenditore capisca e non si allontani da questa materia, perché oggi tutte le aziende devono mettere la testa all'interno di questo rischio che può essere devastante? Partiamo da un esempio. Un mio cliente, piccola azienda, 4 milioni di euro di ricavi, un giorno mi chiama e mi dice: Andrea, ho un problema, guarda, non riesco a capire cosa c'è. Il gestionale è rallentato e il piccolo magazzino automatico che ci dà tutta la minuteria metallica è rallentato, non riusciamo a scaricare con regolarità quelli che sono i componenti che ci servono per la produzione. La cosa mi puzzava, ho chiamato un mio collaboratore che è un ex hacker, oggi diventato hacker etico, lo metto in call assieme all'imprenditore e gli chiede quale fosse il sito internet dell'azienda. L'imprenditore gli fa capire che se voleva gli dava le credenziali di accesso. Il mio collaboratore dopo 30 secondi gli dice: guardi, sono già dentro, si è beccato un attacco hacker, un crypto locker, vogliono 700 euro in bitcoin per darle la chiave di decrypting. Perché la prima domanda che arriva dall'imprenditore è: cosa sono questi bitcoin? Ok, noi gli spieghiamo cosa sono questi bitcoin, che è una moneta non tracciabile che viene utilizzata come scambio con gli hacker, e lo istruiamo sulle operazioni da fare per recuperare questi 700 euro in bitcoin. Diciamo che 700 euro per un'azienda che fa 4 milioni è una cifra assolutamente accettabile ed è riscatto che generalmente chiedono gli hacker, perché lo chiedono in proporzione a quello che è il volume d'affari dell'azienda oggetto di attacco. A quel punto però l'imprenditore si rende conto che tra recuperare i bitcoin, pagare il riscatto e ricevere la chiave di decrypting, comunque l'azienda resta ferma per 3 giorni. Ok, 3 giorni sono importanti per un'azienda manifatturiera, producono una bella perdita di margine e contribuzione. Questo per farvi capire cosa? Che i rischi cyber non sono i rischi delle grandi aziende, sono i rischi di tutti. Sono i rischi anche delle piccole e medie imprese, anche di quelle che fanno 300.000 euro di ricavi. Ok, questa è la sostanza. Per farvi capire meglio questa tipologia di rischio, voglio spiegarvi una cosa. Tutte le aziende producono, riescono a generare un conto economico e uno stato patrimoniale grazie a 2 flussi. Il flusso produttivo e il flusso informativo. Ok. Questi 2 flussi coesistono. Il flusso produttivo mi trasforma le materie prime. Il flusso informativo è il flusso di dati che consente all'azienda di trasformare i propri prodotti o di erogare i propri servizi. Il flusso produttivo è sostenuto da i capannoni, i macchinari, le persone, eccetera. Il flusso informativo dal sistema informatico. Quindi, quello che io mi chiedo è: quanto valgono i dati di un'azienda? I dati di un'azienda valgono tanto quanto l'azienda stessa, perché l'azienda senza dati non funziona. Ok. Mi ricordo ancora 7-8 anni fa uscivano le prime coperture assicurative cyber, costavano pochissimo. Io le sponsorizzavo alla grande perché dicevo ai miei clienti: compratele perché le compagnie di assicurazione non hanno ancora capito quanto male si possono fare. Costavano un decimo rispetto ai premi che le aziende pagavano all'epoca in termini di assicurare gli immobili e le responsabilità civili, per cui erano assolutamente convenienti perché andavano a coprire un valore equivalente. Ok, dopo 10 anni queste coperture assicurative hanno un costo che a volte supera, ok, quello che è il costo totale delle coperture assicurative prima della copertura cyber. Questo perché? Perché le compagnie di assicurazioni hanno capito che lì dietro ci sta un grande rischio e che possono farsi male. Un rischio ad alta probabilità di accadimento, ma ad alto impatto. Per cui oggi chi viene assicurato? Oggi viene assicurato solo chi sistema
e metti in protezione il proprio flusso informativo. Quando parlo di mettere in protezione il proprio flusso informativo, non parlo solo di creare sistemi di disaster recovery, business continuity, backup, eccetera, eccetera, ma parlo anche di formare il personale dell'azienda. Spesso mi trovo di fronte a responsabili IT che mi dicono: ma noi siamo a posto. Allora io li sfido. Prendo una bella chiavetta USB, ci scrivo sopra Cedolini luglio 2022 e la lascio sul corridoio dell'azienda. La procedura ideale è che qualcuno la trova e la porta al responsabile IT. Ok. E questo la analizza e la restituisce al proprietario. E per cui se c'è un virus dentro, la blocca. Peccato che dopo 2 ore la chiavetta USB non c'è più, qualcuno l'ha già inserita nel proprio PC perché vuole vedere quanto prende il suo collega. Questa chiavetta USB potrebbe essere stata portata anche da un concorrente che vuole sapere i listini, prezzi che ho con i miei clienti, che vuole sapere quanto pago una determinata materia prima o fornitore, o quanto pago di stipendio a un determinato dipendente che vorrei portargli via. Ok. O potrebbe semplicemente contenere un virus. Ok. Questa è la sostanza, per cui c'è necessità di formare il personale su tematiche legate alle componenti IT, ma anche su tematiche legate all'apertura delle mail, che sembrano vere, ma che in realtà sono un vero e proprio attacco hacker che potrebbe contenere un allegato malevolo, o dinamiche di questo tipo. Ma oltretutto anche proceduralizzare meglio quelle che sono le procedure di backup. Spesso le piccole e medie imprese non avevano sufficienti capacità finanziarie per sostenere investimenti in campo IT e crearsi dei veri e propri sistemi di disaster recovery e business continuity, quindi 2 sala server, se ne va giù una, va sull'altra, eccetera, eccetera. E per cui magari semplicemente facevano il backup dei dati che veniva demandato all'amministrazione, la quale amministrazione teneva collegato un disco fisso, lo sostituiva una volta alla settimana, uno se lo portava a casa e via così. Peccato che l'uomo introduce incertezza nelle procedure e magari dopo le vacanze di agosto l'amministrazione si dimenticava di questa procedura, l'imprenditore era convinto di avere un backup a settimana, un anno e mezzo dopo scopre di non avere dei backup e magari scopre di aver subito un attacco hacker. Oggi fortunatamente il cloud porta la disaster recovery e business continuity in ambito informatico alla portata veramente di tutti, perché non serve più avere un'infrastruttura fisica in azienda, posso avercela in cloud altamente protetta, tanto quanto averla in azienda. Per cui oggi potremmo definire che l'azienda può proteggersi, può prevenire i rischi cyber, anzi vorrei dire non può, deve, perché le aziende, ricordo, hanno uno scopo sociale. In caso di attacco hacker ho visto delle casistiche in cui ci vuole un mese magari per recuperare i dati e poi gli strascichi si portano dietro anche per 2-3 mesi successivamente all'attacco, se non riesco a recuperare tutti i dati e sono costretto a reinserirli a mano. Allora diciamo che 10 anni fa non c'era nessuno che voleva trasferire il rischio perché non si sentiva a rischio. Oggi invece la domanda è: quando mi accadrà? Questo dovrei farmi come imprenditore. E se la domanda è quando mi accadrà, non basta trasferire il rischio, anche perché le compagnie non lo accettano, ma bisogna, torniamo al punto precedente, fare in modo che tutta l'azienda parli la stessa lingua e portiamo all'interno dell'azienda quella che si chiama la cultura della gestione del rischio, ovvero parlare la stessa lingua, sapere quali sono le problematiche e attuare dei sistemi che riducano la probabilità, mettiamo delle protezioni e poi il rischio residuo lo trasferiamo. Quindi cyber risk non è possibile trascurarlo. Come non è possibile trascurare un altro rischio che è devastante, che ne parleremo nella prossima puntata, che è la responsabilità ambientale. E anche per questa puntata è tutto. E ricordo a tutti gli imprenditori illuminati o ai consulenti che vogliono catturare l'attenzione degli imprenditori illuminati che possono mandarci a info@aziendasenzasorprese.com le aziende con i depositi del bilancio, ovviamente, quindi con partite IVA di società che sono o SRL o SPA, dove Andrea analizzerà i bilanci e vi dirà quali sono i punti di forza dell'azienda, i punti di debolezza, se sono da acquistare, se sono da assicurare, se sono da mantenere oppure se sono da smantellare. Ci vediamo alla prossima. Ciao Andrea. Ciao, grazie mille.
Azienda senza sorprese, il podcast dell'imprenditore illuminato.